Io sono Michela Di Bitonto di Formez PA e oggi viene presentata la piattaforma Partecipa e il portale consultazione.gov.it. Oggi abbiamo con noi Silvia Paparo del Dipartimento per le Riforme Istituzionali e Stefano Pizzicannella del Dipartimento della Funzione Pubblica e concluderemo il webinar con Gianfranco Andirola di Formez PA che ci farà vedere nel dettaglio la piattaforma Partecipa a cui Formez ha dato un contributo per la progettazione. Questo progetto e questi strumenti che sono stati realizzati, in un'iniziativa congiunta tra due dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appunto il Dipartimento per le Riforme Istituzionali e il Dipartimento della Funzione Pubblica, che abbiamo oggi due dirigenti che ci presenteranno, rispettivamente il progetto, che è finalizzato al rafforzamento delle politiche di consultazione e partecipazione, nelle pubbliche amministrazioni e quindi alla diffusione della cultura dell'amministrazione aperta in modo da far dialogare le amministrazioni con la cittadinanza. E in questa schermata, appunto, vi do mentre aspettiamo che altri utenti si colleghino, vedo che comunque già siete 60 collegati. Questa è la piattaforma partecipa.gov.it che è già attiva, potete vederla, e che consente alle amministrazioni di attivare delle consultazioni pubbliche definendo le fasi e gli strumenti più aderenti all'esigenza di dialogo che si intende attivare con la cittadinanza, con gli stakeholder, con le aziende che possono contribuire positivamente a un certo progetto consultivo. Abbiamo anche questo invece è il portale consultazione.gov.it che vuole essere il punto di riferimento per dare informazioni su quello che è il mondo della consultazione pubblica e inoltre dare un punto d'accesso unico e di raccolta delle consultazioni online attivate dalle amministrazioni italiane. Quindi si invitano anche le amministrazioni a segnalare appunto progetti di consultazione pubblica attivati attraverso un apposito form attraverso il quale le amministrazioni o anche i cittadini possono segnalare consultazioni pubbliche in modo che la redazione possa inserire le consultazioni attive sul territorio e quindi i cittadini allo stesso tempo possano avere un punto di riferimento sia tematico che territoriale sulle consultazioni in atto in Italia. Poi entreremo più nel dettaglio dopo. E il lancio ufficiale di questi due strumenti è stato fatto lo scorso 5 dicembre alla presenza di due ministri, il ministro D'Incà e la ministra Dadone, e il sottosegretario Fraccaro, che è stato un promotore di questa iniziativa. Prendo ancora qualche minuto per dirvi che su ogni consultazione che attiveremo su Partecipa, verrà fatto un webinar informativo di presentazione della consultazione stessa, in modo anche da facilitare la partecipazione anche tecnicamente alla consultazione. Ieri è stato già effettuato il primo webinar dedicato alla consultazione pubblica su trasparenza e anticorruzione, quindi se volete potete cliccare su questo link e andarvi a vedere la registrazione e i materiali che sono stati condivisi e nei prossimi giorni ci sarà la presentazione domani delle linee guida sulla consultazione pubblica che vengono messe per l'appunto in consultazione e domani avremo la presentazione da parte di Andrea Furoli e Carolina Raiola. E invece il 17 dicembre si attiva, cioè presenteremo la consultazione pubblica sulla semplificazione che si aprirà adesso nella fase informazione e promozione, ma la fase, diciamo, dei contributi si aprirà il 16 dicembre. Quindi martedì 17 dicembre dalle 12 alle 13 presenteremo, la consultazione sulla semplificazione e i contributi andranno a contribuire la prossima agenda, appunto dedicata alla semplificazione. Prendo ancora qualche minuto.
Buongiorno a tutti, scusate ma c'è un problema di connessione da parte della collega, io sono Laura Manconi Forme SPA. Diciamo, le altre cose che volevamo, premevamo dirvi durante questa introduzione, che a questo link trovate tutti i webinar organizzati dal progetto, se volete seguirli, scriverli o riascoltare quelli che non avete avuto modo di seguire. Potete porre delle domande ai relatori utilizzando la chat, quella che state usando in questo momento, per i messaggi di benvenuto. Potete usare la chat anche nel caso in cui vogliate segnalare, per esempio, che sentite poco o altri problemi di tipo tecnico. Infine vi ricordo che questo webinar, come anche gli altri, è registrato e che sia le slide che la registrazione dei webinar saranno pubblicati su Eventi.pa sulla stessa pagina alla quale vi siete registrati. Questo è il nostro sito dove appunto trovate i materiali e la registrazione dei webinar. Io, diciamo, concludo questa presentazione e lascio la parola al primo dei nostri relatori. Buongiorno, il mio compito è quello di presentare insieme a Stefano Pizzicannella il complesso delle iniziative che compongono il progetto che i due dipartimenti Dipartimento per la Funzione Pubblica e Dipartimento per le Riforme Istituzionali hanno avviato con l'obiettivo di migliorare la capacità delle amministrazioni di svolgere consultazioni e la qualità delle consultazioni. Stefano si soffermerà di più anche sugli elementi di inquadramento generale anche nell'ambito dell'open government delle politiche di consultazione. Ma la partecipazione, l'ascolto, la qualità delle norme sono indubbiamente, ce lo dice l'esperienza internazionale, ma ce lo dicono anche tante esperienze nazionali, sono qualità delle decisioni pubbliche. Quindi il progetto su cui stiamo lavorando è un progetto che potenzialmente ha, diciamo, una straordinaria portata. Le consultazioni sono, diciamo, una politica di consultazione è prevista sia all'interno dell'analisi di impatto della regolazione, ma il codice dell'amministrazione digitale da molti anni prevede che la partecipazione dei cittadini possa essere supportata con strumenti telematici. Ovviamente tante iniziative sono nate in questa direzione, ma con l'avvio diciamo, del progetto, noi dotiamo il governo, ma direi più in generale l'amministrazione pubblica italiana, di strumenti, di un mix, di un complesso di strumenti. Quali sono gli strumenti? Sono il portale che raccoglie le consultazioni in corso e concluso, quindi il portale cosiddetto aggregatore, il portale con i link, che ha l'ambizione di offrire su un unico punto l'accesso a tutte le consultazioni, quindi agevolando la partecipazione dei cittadini, e qualunque sia la modalità, il software che l'amministrazione utilizza per la consultazione. Il secondo pilastro del nostro progetto è la piattaforma partecipa.gov. Il terzo sono le linee guida
operative per le amministrazioni su come svolgere le consultazioni. Ecco, qui vedete la home su cui poi magari con Gianfranco navigherete del portale consultazione.gov.it. Il portale, come dicevo, è un sito in cui i cittadini possono trovare l'elenco delle consultazioni in corso, selezionare le iniziative di proprio interesse. Quindi, quello cosa cambia? I cittadini non devono più cercare la consultazione sul sito per sapere se ci sono delle opportunità, ma trovano l'elenco in un unico sito. Naturalmente questo, per arrivare a questo obiettivo, è molto importante il lavoro e la collaborazione che le amministrazioni ci daranno nel segnalarci i link alle consultazioni. Questo naturalmente potranno farlo anche gli utenti, anche utilizzando i nostri indirizzi di posta istituzionale. L'obiettivo è un obiettivo che ci mette in linea con la gran parte dei paesi, perché gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la gran parte dei paesi hanno dei portali aggregatori, la Commissione europea, c'è il sito dove si trovano le consultazioni della Commissione. Quindi questa è una novità che può apparire modesta, ma che è importante soprattutto se riusciamo avere la collaborazione di tutte le amministrazioni che ci seg nella segnalazione delle consultazioni stesse. Naturalmente poi le consultazioni si potranno selezionare regime, per argomento, per data di apertura, per livello di governo che le avvia e via dicendo. E la stessa sito darà conto delle novità, anche su questo è molto utile la collaborazione delle amministrazioni a segnalarci le novità più rilevanti. La piattaforma partecipa.gov, con la piattaforma partecipa.gov il governo ha scelto di mettere a disposizione una piattaforma utilizzando in riuso il software della municipalità di Barcellona, dei SIDIM, utilizzato anche da molte altre città e paesi europei. Quindi è un software particolarmente avanzato per svolgere le consultazioni e che sarà a disposizione, perché verrà utilizzato per le progressivamente per le consultazioni del governo e potrà essere scaricato dalle amministrazioni che statali, regionali, locali, che riterranno utile di avvalersi di questo software. Gli strumenti più importanti della piattaforma li vedete qui indicati: la possibilità di creare questionari online, di organizzare raccolte di idee, di pubblicare i testi commentabili, di pubblicizzare eventi partecipativi. La cosa forse più interessante è che la piattaforma, che poi ci navigherete con Gianfranco e quindi ne vedrete tutti gli aspetti positivi,
tutti gli aspetti positivi, vede e considera le consultazioni come un processo, cioè non è solo il momento di lancio, ma la consultazione c'è una fase di informazione, può prevedere degli incontri, può prevedere dei webinar, ha la fase di svolgimento, ha la fase fondamentale in cui vengono di report sui risultati, che è la fase più preziosa della consultazione, che è quella in cui le amministrazioni rendono conto chi ha partecipato alla consultazione di quello che hanno raccolto, diciamo, di quello che è venuto dai cittadini e di quali sono le indicazioni che sono state raccolte e quelle che, e per quali ragioni invece si è scelto di non raccoglierne delle altre. Infine, la guida, che è già online, e anche questo è uno strumento semplice a disposizione delle amministrazioni. Non abbiamo voluto ingessare le indicazioni su come si devono svolgere le consultazioni con norme prescrittive che avrebbero considerato la consultazione come un adempimento. La consultazione è una risorsa straordinaria a disposizione delle amministrazioni, perché ci dà informazioni che vengono dai destinatari diretti dei nostri interventi, delle nostre politiche. E quindi le linee guida che sono a loro volta in consultazione hanno l'obiettivo di sensibilizzare le amministrazioni e di offrirgli, diciamo, una guida in 5 passi su come organizzare, articolare le attività di consultazione. Quindi c'è una prima parte che spiega che cos'è la consultazione, perché è importante, quando usarla, quali sono i principi a cui attenersi, e una seconda parte molto operativa. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, spero che obblighi hanno, spero, sto chiedendo, che obblighi hanno le amministrazioni di usare la piattaforma. Le amministrazioni non hanno un obbligo, è una risorsa che mettiamo a disposizione. Qui ragioniamo in termini, la piattaforma è uno strumento che si usa agevolmente, ma non casualmente abbiamo scelto di avere due strumenti, il portale aggregatore, cioè con l'elenco dei link alle consultazioni in corso, e la piattaforma. Se avessimo voluto fare una cosa centrale, obbligatoria per tutti, avremmo fatto solo la piattaforma. Invece abbiamo detto, sappiamo che ci sono portali regionali, che ci sono amministrazioni che fanno consultazioni. Benissimo, qualunque siano gli strumenti, vi chiediamo di aiutarci a dare tutti insieme visibilità a un processo di consultazione che è davvero importante per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, per costruire risposte anche più efficaci ai cittadini, perché noi consultando questa, diciamo, finisco con questo esempio. La mia esperienza è che nella consultazione noi impariamo elementi, abbiamo idee, indicazioni, suggerimenti, anche criticità che, diciamo, dalle nostre
scrivanie nelle amministrazioni, rischiamo di non cogliere. Finisco con questo esempio. Tutti voi hanno in tasca un documento la cui scadenza è nel carta d'identità o patente, che scade il giorno del compleanno dell'anno di scadenza. La scelta la disposizione di far scadere il documento di identità il giorno del compleanno per aiutarsi, per aiutare a ricordare la scadenza, è una proposta che è venuta in una consultazione telematica da un cittadino. Non è una rivoluzione, una piccolissima proposta, probabilmente non cambia la vita, però è la dimostrazione che, diciamo, questo processo di ascolto, di raccolta può essere importante anche per innovazioni più rilevanti di quella della scadenza del documento d'identità nel giorno del compleanno, ma in fondo lì un cittadino ha dato un'idea, l'idea era ragionevole, non costava nulla, è diventata legge e oggi è arrivata nelle nostre tasche. Io penso che con questi strumenti si avvia un percorso che è nelle mani di tutti noi, ma soprattutto nelle mani del personale delle amministrazioni, dei dirigenti, Grazie mille, dottor delle Tomasa. Mi scuso associazioni, di intanto tutti con coloro che l'interruttività, sono qua interessati prima ho avuto un problema tecnico, allo quindi sviluppo. mi si era bloccato il computer. Allora, grazie molte, so che la dottoressa Paparo ci deve lasciare per un impegno istituzionale, quindi la ringrazio e la salutiamo e darei a questo punto la parola a Stefano Pizzicamnella del Dipartimento della Funzione Pubblica. Grazie. Sì, grazie. Anch'io ho preparato delle slide che penso che a breve avrete anche voi a disposizione. E come ha detto appunto Silvia, io cercherò di darvi anche un inquadramento ulteriore delle iniziative che sono state avviate dai due dipartimenti per le riforme istituzionali e per la funzione pubblica. A sostegno dei processi di consultazione. Come ha detto Silvia, si tratta di si tratta sostanzialmente della pubblicazione di due siti, appunto un portale consultazione.gov.it, che è un portale aggregatore dove sarà possibile accedere alle consultazioni svolte dalle pubbliche amministrazioni e una piattaforma basata su un software open source dedicata appunto allo svolgimento delle consultazioni stesse. Noi siamo partiti come due dipartimenti, ovviamente i vertici politici dei due dipartimenti sono sostanzialmente partiti dalla constatazione che vi è un'esigenza diffusa presso le amministrazioni, non solo in ambito locale, ma anche a livello centrale, che è comunque una dimensione dell'amministrazione tendenzialmente più distante dai cittadini, però vi è comunque un'esigenza diffusa di includere in qualche modo i cittadini nei processi decisionali. Le fasi di informazione ovviamente non sono di per sé sufficienti a realizzare questa inclusione e occorre sicuramente sperimentare e portare avanti i processi di consultazione. Le consultazioni ovviamente sono delle attività condotte dalle pubbliche amministrazioni già da molti anni e in particolare poi lo sviluppo della digitalizzazione e degli strumenti digitali che sono forniti dalle nuove tecnologie hanno consentito ancora di più di permettere all'amministrazione di svolgere queste consultazioni. Le consultazioni, come ha detto anche Silvia, aiutano il decisore pubblico a prendere decisioni migliori dall'altro.
da un lato, e dall'altro aiutano il cittadino sostanzialmente ad entrare nei processi decisionali e anche a recuperare e migliorare quel rapporto di fiducia che spesso tra cittadini e istituzioni è incrinato o comunque tende a perdersi. Questa è una dimensione che è stata anche valutata e considerata in ambito OCSE. Ci sono studi OCSE che sostanzialmente sostengono il legame tra processi di consultazione, più in generale di partecipazione, e recupero della fiducia da parte dei cittadini verso le istituzioni. I due dipartimenti quindi si sono voluti innestare in questo processo che è già presente presso le amministrazioni di realizzazione di attività di consultazione, cercando di sostenere questi processi, portandone a migliorare la qualità e non solo quindi la quantità. Quindi un po' l'obiettivo è quello di promuovere presso la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni italiane, una migliore cultura della partecipazione. Queste iniziative si inseriscono all'interno di un processo più ampio che vede la pubblica amministrazione italiana seguire percorsi di apertura, cioè sostanzialmente percorsi che vanno nella direzione della realizzazione dell'open government. Peraltro il governo italiano fa parte di una partnership che a livello internazionale promuove questi processi e questo fin dal 2011. Il governo aperto che cos'è? Sostanzialmente è una direzione che le riforme dell'amministrazione assumono per assicurare maggiore trasparenza, una maggiore disponibilità anche in formato aperto del patrimonio informativo pubblico, quindi di open data, migliorare i processi di partecipazione, di accountability e ovviamente anche assicurare una piena cittadinanza digitale sia a cittadini e ovviamente competenze digitali agli amministratori che sono chiamati a dare sostanzialmente sostanza alla cittadinanza digitale. La partecipazione italiana all'Open Government Partnership si caratterizza con la realizzazione ogni 2 anni di un piano d'azione nazionale che impegna le amministrazioni coinvolte nella realizzazione appunto di azioni dedicate ai processi di apertura. Attualmente l'Italia è al suo quarto ciclo e a giugno del 2019 è stato presentato il quarto piano d'azione nazionale per l'open government, che prevede appunto 10 azioni. Chi avesse curiosità può andare sul sito open.gov.it e ovviamente accedere al piano, ai contenuti del piano, monitorarne lo stato di attuazione, perché anche è fornito uno strumento di monitoraggio aggiornato in tempo reale sullo stato di attuazione del piano e quindi si può anche tracciare il percorso di partecipazione italiana ai processi di Open Government. Nel quarto piano d'azione attualmente in fase di attuazione vi è un'azione specifica, l'azione 4, che è proprio dedicata al supporto alla partecipazione. E in questo senso, quindi, il piano ha consentito di formalizzare l'impegno del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Riforme Istituzionali per la realizzazione appunto di una misura concreta a sostegno dei processi di partecipazione. L'approccio che prevede l'azione numero 4, appunto, è un approccio basato su 4 linee direttrici che già Silvia vi ha illustrato, che sono appunto il rilascio di linee guida per la consultazione, il rilascio, come abbiamo detto, di un portale delle consultazioni, il rilascio di una piattaforma per la realizzazione di consultazioni e ovviamente poi adeguate misure di formazione per gli amministratori che sono chiamati sostanzialmente a realizzare quella che per certi versi è effettivamente un vero e proprio cambiamento culturale, che consiste nel considerare i cittadini non solo come destinatari dell'azione pubblica, ma i cittadini, gli utenti, le imprese e le associazioni di categoria, le organizzazioni della società civile non sono solo destinatari, ma sono anche attori che possono, diciamo, contribuire alla presa delle decisioni da parte delle amministrazioni pubbliche. E le linee guida, sostanzialmente hanno come documento contengono i principi generali che devono guidare ovviamente i processi di consultazione, ma anche hanno l'ambizione
di essere uno strumento pratico che accompagni le amministrazioni in 5 passi per realizzare dei processi di consultazione che siano di qualità. Come ho detto all'inizio della mia presentazione, le amministrazioni già svolgono consultazioni utilizzando strumenti i più diversi, spesso però queste consultazioni non sempre raggiungono livelli di qualità che siano adeguati a quelle che sono le aspettative anche di chi partecipa. Quindi le linee guida intervengono dando indicazioni concrete, pratiche e operative su come progettare una consultazione, su come prepararla, su come svolgerla. Punto 4, molto importante, su come rendere conto dei risultati e infine l'attività di valutazione dell'attività di consultazione. Voglio qui concentrarmi sul punto 4, il rendere conto. È importante che quando una pubblica amministrazione svolge una consultazione, che vi sia alla fine della raccolta, del periodo di raccolta dei commenti e delle indicazioni da parte di chi partecipa, che vi sia anche un momento di restituzione trasparente sugli esiti di questa consultazione, quindi che si dia conto di quali indicazioni si sono raccolte e di come queste indicazioni possono o meno essere sostanzialmente prese in considerazione dall'amministrazione nei passi successivi del proprio processo decisionale. La fase di restituzione dei risultati è fondamentale e questo ovviamente deve entrare anche sostanzialmente nella mentalità di coloro che conducono una consultazione. Spesso abbiamo trovato consultazioni che, chiuso il periodo di consultazione, il periodo di raccolta dei commenti, poi sostanzialmente non davano più conto degli sviluppi successivi. E da questo punto di vista, il portale per le consultazioni, consultazione.gov.it, consentirà non solo di tracciare ed accedere alle consultazioni in corso, ma anche di accedere a quelli che sono i risultati delle consultazioni, sempre che le amministrazioni ovviamente si impegnino, secondo le linee guida, a realizzare anche questa fase di restituzione dei risultati. Il portale delle consultazioni, come vi ho detto, appunto, è consultazione.gov.it, è un portale aggregatore, come ha detto anche Silvia Paparo, e consentirà di accedere non solo alle consultazioni che sono svolte dalle amministrazioni, ma anche ai portali che esistono regionali dedicati alla consultazione. Vuole essere sostanzialmente un archivio storico che può portare ad una riduzione della stessa volatilità delle consultazioni, di cui spesso a volte si perde traccia una volta che le amministrazioni le hanno condotte, portate a termine e quindi poi concluse. Diciamo che sul portale consultazione.gov.it il cittadino potrà accedere alle consultazioni ricercandolo ovviamente per diversi ambiti, potrà cercare le consultazioni per ambito tematico di suo interesse, per collocazione geografica, quindi per ambito geografico di riferimento, o anche per amministrazione ovviamente che le conduce e che le porta avanti. Oltre al portale per la consultazione, come appunto abbiamo già detto, abbiamo anche lanciato la piattaforma per la consultazione, che è basata appunto su un software collaudato open source che ha trovato sviluppo a livello locale, un software utilizzato dalla città di Barcellona, ma che poi ha trovato diffusione in Europa e anche in altri continenti, presso amministrazioni locali ed anche centrali. Quindi da questo punto di vista il lavoro che noi abbiamo fatto, i due dipartimenti con supporto del Formex, è stato quello di prendere il software su cui è basata la piattaforma di Barcellona, adattarlo alle esigenze di un'amministrazione centrale e quindi poi renderlo disponibile appunto in italiano. Noi stiamo ovviamente parlando di una piattaforma che consente di prendere in considerazione il processo di consultazione come un processo, appunto. La piattaforma consentirà di accompagnare i cittadini in tutte le fasi del processo di consultazione, da una fase di informazione iniziale, che può essere costellata anche da una serie di incontri in presenza, da una serie di webinar di presentazione di alcune consultazioni, fino alla fase di restituzione dei risultati. In questo momento la piattaforma è, diciamo, utilizzata da parte dei due dipartimenti come piattaforma sperimentale. Al momento ci sono ospitate consultazioni che sono promosse dai due dipartimenti. A regime la piattaforma ovviamente sarà
riutilizzabile anche da parte di altre amministrazioni, perché scaricabile come software open source, ma anche potrà essere, diciamo, utilizzata dalle amministrazioni, in quanto i dipartimenti e la Presidenza del Consiglio ospiteranno su questa piattaforma ovviamente consultazioni anche di altre amministrazioni. Due parole sulla formazione. Appunto, le stesse linee guida saranno accompagnate una volta anche che saranno finalizzate dopo il processo di consultazione che si sta svolgendo sul loro contenuto. Le linee guida saranno accompagnate appunto da un ciclo di webinar sull'uso e sul migliore, diciamo, sulla migliore prassi delle attività di consultazione, ma anche con il rilancio di attività di buone pratiche. Noi abbiamo anche in animo di creare un network di esperti nelle pubbliche amministrazioni, di referenti nelle pubbliche amministrazioni, che siano, diciamo, più attenti ai processi di consultazione e con i quali appunto si possa realizzare uno scambio virtuoso non solo di buone pratiche, ma anche di soluzioni tecnologiche e organizzative sperimentate per la realizzazione di migliori consultazioni. L'approccio che noi abbiamo utilizzato nella fase di realizzazione di queste attività a sostegno della consultazione, ma anche in una fase successiva di sperimentazione, è un approccio sostanzialmente aperto. L'attuazione di questa della fase sperimentale sulla piattaforma e sul portale sarà realizzata in costante collegamento con l'Open Government Forum, che è il forum delle associazioni della società civile che presidiano i temi dell'apertura delle amministrazioni e che è costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblico. Gli strumenti saranno sottoposti al vaglio di chi li userà, e proprio a partire dal portale delle consultazioni e dalle linee guida. Ci sono delle consultazioni che sono dedicate proprio all'uso della piattaforma e delle linee guida. E quindi il nostro obiettivo è quello di arrivare entro un anno alla chiusura della fase sperimentale, quindi poi entrare nell'attività a pieno regime. Io vi ringrazio per l'attenzione e darei a questo punto Benissimo, la grazie parola Stefano. Sì, ovviamente darei se ci la sono parola a domande Francesco, sarò visto che al felice momento di non ci leggerle e sono, dare poi un quindi riscontro gli alla darei fine la parola del immediatamente. webinar. Però darei la parola ai colleghi Benissimo, del tutti forum per una navigazione più di dettaglio sulla piattaforma bene. partecipa. A conclusione di questo webinar abbiamo pensato, dopo la presentazione di Silvia e di Stefano, introduttiva rispetto ai temi del progetto, rispetto a tutti gli elementi di contesto, di mostrarvela, semplicemente di farvi dare un'occhiata, di guardare insieme, fare una navigazione condivisa, che in questo caso avverrà attraverso le slide che vi commento qui. E quindi mostrarvi la piattaforma, semplicemente vedere da un punto di vista più operativo com'è che funziona, quali sono le caratteristiche principali dello strumento di partecipazione. Questo è l'home page, l'avete vista molte volte, di fatto lo accennava credo Silvia, penso poi sia anche stato ripreso da Stefano. Il software che abbiamo deciso di riutilizzare è open source, è basato su un'applicazione che si chiama Decidim. È sviluppata inizialmente è stata sviluppata dal Comune di Barcellona, però poi è stata rilanciata da altre amministrazioni che a loro volta l'hanno riutilizzata, e come avviene nella comunità open source, hanno arricchito il software di funzionalità trovate per i più addentro ai processi informatici, trovate su GitHub qualunque cosa riguardi la piattaforma, trovate. Provo ad alzare un po' il mio volume, mi dicono che mi sente meglio adesso? Stefania mi dice di sì, perfetto. E vi dicevo, su GitHub, in quanto software open source, trovate tutte le specifiche della piattaforma e potete scaricare l'applicazione come piattaforma stessa. Può farlo qualunque amministrazione, può farlo anche qualunque altro utente. La piattaforma è stata utilizzata con successo da altre amministrazioni, sia di livello comunale, vi parlo soprattutto di Barcellona, che come dicevo è un po' la fucina di software da cui è nata questa piattaforma. È stata utilizzata con successo e viene utilizzata con successo dal governo francese per questa applicazione,
The Code for France, lo dico per i più addentro ai processi informatici che riguardano le pubbliche amministrazioni, nel caso francese è stata sviluppata da ETALab, che è sostanzialmente una sorta di team digitale francese, insomma è un team che supporta il governo francese, il governo centrale nello sviluppo di politiche di e-government e di open government. Volevo soprattutto dirvi che il software open source Beclim è stato scelto a valle di un processo che ci ha visti coinvolti come Formez, ma chiaramente anche come Dipartimento Funzione Pubblica e come Dipartimento Riforme Istituzionali, in un processo di valutazione comparativa tra altri software che di base svolgevano lo stesso mestiere. Alla fine ci siamo orientati su Decidimmi, innanzitutto guardando gli utenti, perché è una piattaforma comoda per gli utenti. Tra le varie caratteristiche del modo in cui si può declinare questa comodità della piattaforma Decidim, c'è cioè il fatto che, ad esempio, scala molto bene su device diversi, e buona metà del traffico che arriva su questa piattaforma non è necessariamente da PC desktop, arrivano molti utenti, navigano e contribuiscono alla piattaforma dal proprio cellulare o da altri dispositivi. La piattaforma è graficamente accattivante, nel senso che è molto piacevole da navigare, ben fatta, ben strutturata, è molto comoda nel momento in cui un utente vuole passare da una navigazione all'altra, e non solo, insomma, l'aspetto estetico, ma anche sotto il cofano è un software solido, è sviluppato con un linguaggio particolare che si chiama Ruby on Rails, e dalle varie prove che abbiamo fatto abbiamo visto che effettivamente la piattaforma era solida anche da un punto di vista informatico, e non ultimo, perfettamente compatibile al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che è una cosa a cui tenevamo molto sin da principio. Peraltro, non so se Stefano o Silvia hanno accennato nella loro presentazione, ma comunque nel corso degli ultimi mesi c'è stato un lavoro di discussione fatto insieme al garante della privacy, che in qualche modo ha consolidato questa nostra opinione sulla solidità dal punto di vista della privacy della piattaforma. Non ultimo, una delle ragioni per cui ci siamo orientati sul software Decidim è perché è comoda al lato redazione, cioè lato pubblica amministrazione che vogliono costruire processi partecipativi rispetto a una tematica particolare, oppure rispetto a un particolare tipo di decisione che vi sarà chiaro più avanti nel corso di questa presentazione. Però permette a chi sta montando un processo di partecipazione di farlo nel modo migliore, perché ci sono tutta una serie di strumenti che vedremo insieme, e quindi lascia ampio margine alla creatività stessa di chi sviluppa, di chi struttura il design della stessa politica di ascolto attraverso percorsi partecipativi che si svolgono su Decidim. Vediamo un po' più nel dettaglio la piattaforma. Questa è l'home page, si presenta in maniera piuttosto chiara, tre tab principali, la home, i processi e le pagine di aiuto. Fin dall'home page sono disponibili tutti i processi partecipativi in quel momento attivi. Cliccando sul tab processi, la piattaforma mostra tutti i processi che in questo momento sono attivati, quindi possono essere in una qualunque delle fasi dei processi, che sia informativa, che sia la fase di interazione, sia la fase di restituzione dei risultati. I processi si svolgono, cioè si presentano sostanzialmente in questo modo, cioè in un home page che racconta i termini del processo e dà una serie di informazioni che vedremo meglio più avanti. Comunque dovete immaginarla come una sorta di, la piattaforma è una sorta di contenitore di processi partecipativi. In questo momento ce ne sono caricati quattro, ma a tendere ce ne saranno certamente molti altri. Le pagine di aiuto abbiamo pensato potessero essere estremamente utili, soprattutto per un'iniziativa che parte in questo momento. Qui trovate delle classiche FAQ, delle classiche domande con risposta che più o meno possono aiutare a orientare gli utenti all'interno della piattaforma, ma anche domande più orientate sui processi partecipativi. In questo caso, lo accennava bene Stefano un attimo fa, l'azione di partecipazione non si esaurisce con le due piattaforme, ma ci sono anche le linee guida che in qualche maniera hanno l'ambizione di allineare tutte le pubbliche amministrazioni italiane verso una declinazione comune del concetto stesso di partecipazione pubblica online. Quindi le FAQ che trovate in questa sezione sono chiaramente allineate a quello che
sia detto quello che viene detto nelle linee guida, che a loro volta sono in consultazione pubblica. Proviamo a vedere un po' più da vicino come funzionano le consultazioni all'interno della piattaforma. Come vi dicevo, ogni consultazione ha una propria home page, quindi è una sorta di percorso a sé stante all'interno del contenitore partecipo.gov.it. Ha degli elementi comuni, ad esempio le fasi del percorso, in questo caso torno su quello che vi dicevo prima, cioè una delle ragioni per cui abbiamo scelto Desidim è perché in qualche modo la piattaforma stessa, il modo in cui vengono montate fisicamente le consultazioni all'interno delle pagine, hanno degli elementi comuni che allineano tutte le consultazioni verso uno standard. E questa cosa l'abbiamo ritenuto utile soprattutto ai lati utenti, cioè una volta che si è preso dimestichezza sul funzionamento di una consultazione, di base tutte le altre funzioneranno più o meno allo stesso modo. Vi dicevo, alcuni elementi comuni propri a tutte le consultazioni indispensabili per attivare un percorso partecipativo sulla piattaforma Partecipa sono appunto la strutturazione di un processo partecipativo in fasi distinte, una home page che racconta quello che è l'obiettivo della partecipazione, quelli che sono il target degli utenti, i tempi, le modalità di partecipazione e alcuni elementi di contesto standard che sono più o meno quella piccola riquadro che vedete sulla destra della pagina. Sulla stessa pagina, sulla stessa home page principale di ogni consultazione, ci possono essere i redattori che gestiscono i processi partecipativi, possono caricare alcuni documenti di approfondimento, possono essere documenti classici PDF, piuttosto slide, qualunque oggetto digitalizzabile, e anche ad esempio degli incontri, dei webinar, tutto simile a quello che stiamo facendo in questo momento. La stessa home page restituisce sin dalla prima occhiata una sorta di highlights del modo in cui sta funzionando la consultazione. In questo caso in home page ci trovate quelle che sono le proposte arrivate su questa specifica consultazione. Vi dicevo, ogni processo partecipativo è distinto in fasi e anche qui la struttura delle fasi è omogenea a tutte le consultazioni, quindi cliccando su quel piccolo widget che si trova nelle home page delle consultazioni che vi mostravo prima, si accede a una pa pagina del tutto simile a questa che scompone e dà una sequenza temporale a tutte le fasi del processo partecipativo. La piattaforma mette a disposizione tutta una serie di strumenti che le pubbliche amministrazioni possono attivare a seconda di come vogliono disegnare un processo partecipativo, a seconda di quelli che sono gli esiti che la pubblica amministrazione ha in mente nel momento in cui chiede ai cittadini e a qualunque altro soggetto di collaborare al disegno di una politica, al disegno di un intervento pubblico. Ad esempio, uno degli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma Partecipa è la possibilità che hanno gli utenti di commentare dei testi. È uno strumento che abbiamo in questo caso utilizzato per il commento alle linee guida sulla partecipazione. È possibile fare delle proposte rispetto a un tema individuato, i cittadini possono contribuire, cittadini e qualunque altro soggetto possono contribuire proponendo le proprie proposte. Queste proposte possono essere caricate sulla piattaforma e commentate da altri utenti. C'è il classico questionario che aiuta a orientare in maniera più puntuale la presa di una decisione piuttosto che il punto di vista su qualcosa. In questo caso l'abbiamo utilizzato sulla consultazione, ad esempio, aiutaci a costruire Partecipa, che è una sorta di meta consultazione in questo momento attraverso cui chiediamo il contributo degli utenti rispetto allo sviluppo della piattaforma stessa. Lo accennava bene Stefano prima, per il momento la consideriamo una sorta di beta, una sorta di piattaforma lanciata in via sperimentale e anche maturando esperienza con le consultazioni che abbiamo lanciato in questo momento, vorremmo cercare di aggiungere, togliere, modificare, rinforzare alcuni degli aspetti della piattaforma. È possibile caricare degli eventi che possono essere fisici o possono essere online, tipo i webinar che stiamo svolgendo in questo momento. È possibile caricare il classico post di blog, quindi un blog associato ad ogni consultazione dove i redattori commentano quello che sta succedendo, informano gli utenti e gli stessi utenti possono commentare, declinando il commento con accezione positiva o negativa, rispetto al tema affrontato da quel singolo post.
rapidissimi su come fare a partecipare. Certamente c'è una fase informativa, lo dicevamo prima, comune a tutte le consultazioni, e in questo caso è possibile partecipare alla fase di informazione a prescindere dal fatto di avere un account o meno sulla piattaforma. Insomma, sono pagine pubbliche indicizzate da Google, quindi chiunque le può guardare. Vi ho messo uno screenshot della consultazione pubblica su trasparenza e anticorruzione. In questo momento è possibile approfondire le tematiche di questa consultazione ed è possibile andare nel dettaglio sugli 8 item, sugli 8 oggetti, sugli 8 aree tematiche su cui si svolge questa consultazione. E ripeto, questa fase informativa con la possibilità di navigare, di leggere, di approfondire questi testi è a disposizione di chiunque. Nel momento invece in cui si volesse contribuire, cioè incaricare il proprio contributo, svolgere una sorta di fase interattiva rispetto al percorso partecipativo, è certamente indispensabile fare accesso. Quindi ci sono due possibilità in questo caso: o un utente che ha già un proprio account e quindi deve loggarsi con la propria mail e la propria password. Qui faccio un brevissimo inciso: di qui a breve sarà possibile per gli utenti, oltre all'attuale log con email e password, anche loggarsi con il proprio account spinto. Oppure, qualora dovesse esserci un utente che non ha un utente, non ha già un'utenza, può compilare un form di iscrizione registrandosi, sono poche informazioni, accettando i termini di servizio della piattaforma e quindi accedere alla piattaforma. Nel momento in cui viene fatto accesso su partecipa.gov.it, lo si nota dal fatto che in alto sulla testata, in alto a destra, compare il proprio nome, e a quel punto si può, come dicevo prima, passare appunto alla fase interattiva, cioè inserire i propri commenti. Ci sono, a seconda dello strumento che i redattori della consultazione hanno deciso di utilizzare per quello specifico percorso, chiaramente cambia la modalità di interazione. In questo caso, ad esempio, c'è un questionario, quindi l'utente loggato può compilare il questionario, comunicarlo, inviarlo alla fine e quindi dare il proprio punto di vista rispetto a una tematica qualunque. Oppure è possibile inserire le proposte sono, come dire, meno strutturate rispetto a un form da compilare. E Desidim su questo, è la piattaforma partecipa, insomma, il software Desidim su questo svolge particolarmente bene la propria funzione, nel senso che nel momento in cui un utente è loggato sulla piattaforma, decide di caricare il proprio contributo, di caricare la propria proposta, può compilare questo form. Nel momento in cui lo sta facendo, la piattaforma in automatico fa una lettura dei testi inseriti sulla proposta e suggerisce all'utente, prima ancora che quella proposta venga caricata, altre proposte simili che utilizzano le stesse parole chiave. Sostanzialmente è come se la piattaforma stesse dicendo: piuttosto che caricare una nuova proposta, valuta tu se è il caso di contribuire o commentare una proposta già esistente, per non disperdere l'attenzione degli utenti, per non, come dire, rendere questa proposta troppo rumorosa rispetto ad altre che sono già state caricate. A quel punto l'utente può fare la propria valutazione, quindi decidere se pubblicare la propria proposta o magari commentare o sostenere le proposte già inserite. Infine, a conclusione della fase di interazione, c'è, cioè, chiaramente una fase di esito in cui la stessa pubblica amministrazione che ha promosso il percorso partecipativo può sistematizzare tutti i contributi arrivati e quindi maturare, si parla di consultazioni, quindi avere chiaro quello che è il punto di vista di soggetti esterni alla pubblica amministrazione nel momento in cui la stessa pubblica amministrazione dovrà assumersi la responsabilità di una decisione. Gli esiti al momento ce li siamo chiaramente, nessuna consultazione in questo momento è conclusa, sono tutte in progressione, sono tutte state appena lanciate, però di base la nostra idea è quella di restituire i risultati in questa modalità mista, che da un lato tenga conto dei numeri, della dimensione attraverso infografiche, attraverso il racconto della consultazione partendo da quanti sono stati i contributi, come sono arrivati, insomma una serie di analisi, e in questo caso ci sembra coerente con il tema dell'open government, col tema dell'accountability, in qualche modo rendicontare il processo partecipativo e dare modo a tutti gli utenti, anche a quelli che non hanno partecipato alla consultazione, di sapere come sono andate le cose, come si sono sviluppate, e poi chiaramente una fase di approfondimento dei contenuti, una fase di commento in cui degli esperti tematici, gli esperti di dominio rispetto alla materia oggetto di consultazione fanno una propria valutazione su quelli che sono stati i contributi degli utenti.
La piattaforma mette a disposizione un sistema di notifiche, ve lo ricordo, semplicemente perché chiunque decide di partecipare a una consultazione poi non deve assumersi il compito di andare a visitare la piattaforma per scoprire gli esiti, ma ci sono delle notifiche che arriveranno in mail e che quindi renderanno tutti nota la possibilità che quella consultazione è conclusa e potranno analizzare, guardare e comprendere quelli che sono stati i risultati. Manca un minuto, io me lo prendo soltanto per parlarvi, ve l'ho accennato a più riprese nel corso di questa brevissima chiacchierata che ci siamo fatti insieme a conclusione di questo webinar. Una delle consultazioni a cui teniamo in maniera particolare, chiaramente, è la consultazione Aiutaci a costruire Partecipa. È una sorta di meta consultazione, nel senso che chiediamo agli utenti di aiutarci a capire come migliorare questa consultazione proprio perché è il progetto, la piattaforma Partecipa in via sperimentale. È una consultazione che trovate al link che vi ho messo sopra, è tra quelle attive in questo momento. Su questa pagina potete sapere tutte le informazioni per partecipare, per aiutarci, per collaborare a migliorare questa stessa piattaforma. Vi ricordo, perché è partita da qualche giorno, è già arrivato qualche proposta rispetto a questa consultazione, che l'obiettivo è appunto quello di raccogliere dei contributi sulla piattaforma, quindi il team di sviluppo composto da Formez, Funzione Pubblica, Riforme Istituzionali, a valle dell'analisi dei contributi vuole cercare di capire come migliorare la piattaforma. Ve lo dico perché finora molte dei contributi arrivati, diciamo che non hanno colto perfettamente il tema centrale della consultazione, quindi molti sono, come dire, off topic rispetto alla tematica individuata dalla consultazione stessa, e in questo caso chiaramente a valle del percorso partecipativo non verranno tenuti in considerazione. È chiaro che tra il contributo dell'utente e il tema della consultazione deve chiaramente esserci una corrispondenza, altrimenti non è utile ai fini dello sviluppo del percorso partecipativo. Volevo approfittare proprio di questi minuti per ricordare magari agli utenti che stanno partecipando in questo momento che forse hanno anche inserito qualcosa su questa consultazione che, ripeto, è importante avere chiaro quello che è l'obiettivo che la pubblica amministrazione si pone nel momento in cui abilita un processo partecipativo, in maniera tale da creare coincidenza tra il contributo degli utenti e quella che sono gli obiettivi della partecipazione. Io vi ringrazio tutti, credo di essere stato nei tempi, anzi mancano 2 minuti. Michela, non so se vuoi chiudere tu, io credo di avervi Sì, raccontato tutto, non grazie mi pare ci siano Gianfranco. Effettivamente domande. non ci sono domande. Grazie mille per la chiarezza con cui hai esposto tutte le funzionalità della piattaforma. E non mi resta, insomma, di invitare tutti i partecipanti, insomma, a collegarsi, a partecipare e a dare un loro contributo anche per darci un feedback sulla stessa piattaforma, se non si sentono magari di entrare sui dettagli più tecnici. E colgo l'occasione appunto per ricordarvi che domani alle 12 abbiamo un webinar di presentazione delle linee guida sulla consultazione pubblica e che sono messe in consultazione. Anche in questo caso, insomma, vi daremo anche degli elementi per poter partecipare attivamente. Non so se volete aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo. Stefano, non so se volevi aggiungere qualcosa. In chiusura. A posto. Va bene, allora io ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio i nostri relatori per la chiarezza con cui ci hanno esposto i contenuti del webinar di oggi e appunto vi aspettiamo domani al prossimo webinar. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao, a presto. No.